stasera volevo fare un gioco con voi, una cosa che però la musica c'entra, se vi va. Va bene. Vi va? Ci va, okay. Certo che ci va. Vorrei partire da questa premessa. Quante canzoni ognuno di voi ha legato a un momento importante, no? Sai, quelle che basta suonare tre note, una roba del genere. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Potrei farvela tutta. Era solo per cercare di coinvolgervi, perché io ho bisogno di voi, ho bisogno che voi quattro adesso pensiate a una canzone importante della vostra vita. Veramente, fatelo. Ce l'avete? Sì, ce l'ho. Sì. Non cambiatela più. Ok. Cantate solo mentalmente la vostra canzone. Sì, sì. Allora, aspetta, Allora, c'è qualcuno che sta stonando in questa zona? No! Sì, sì. Ma certamente sono io, sono una pippa colossale. Allora, facciamo un'altra cosa di questo tipo. Immaginate adesso di essere uno spartito musicale umano. Io ci metterò una nota, questo palloncino nero che vi porto, in modo che fra poco possiate farlo volare in questo pentagramma immaginario che sono le vostre mani. Vi chiedo di giocare e mentre fate ciò vorrei che continuaste mentalmente a cantare la vostra canzone. Io mi girerò di spalle, fra poco dirò stop. Stop! Stop. Chi è l'ultima persona che ha toccato più o meno? Joe. Vengo. Joe, vieni, vieni, vieni. Bene. Allora, Joe, ti chiedo un piccolo sforzo. Dimmi. Immagina ancora questa canzone. Io ce l'ho dentro. Cantala ancora mentalmente. Allora, per la prima volta, canta un pezzetto di questa canzone. Io. Certo. I want to break free. Oh yeah. E quindi, signori e signore, io sapevo che Joe Bastianich avrebbe scelto I want to break free dei Queen. Vi ringrazio, grazie. Allora, ho capito che questo qui è un applauso un po' in circostanza. Signori, prego. Solitamente quando uno porta in scena un attrezzo di questo tipo è perché deve contenere qualcosa di importante, mentre invece in questo caso contiene solamente degli spilli. Se tu dovessi sceglierne uno, che colore sceglieresti, Joe? Scelgo il nero. Nero, te lo consegno. Tu avevi pensato a un'altra canzone prima? No, mi è venuto proprio qua. Addio tre. Uno. Due. C'è un bigliettino dentro. No, ma... Vuoi prenderlo e leggere cosa contiene? Hai sentito che conteneva qualcosa, vero? Preoccupata! C'è scritto. No, veramente! I want to break free. È andata così. I want to break free. Mara, non sono qua perché specificatamente mi occupo di diritti musicali, sono qua perché faccio il mago. Azzo. Voglio presentare un gioco con il classico strumento del mago, quindi... Con le carte. Sì. Mara, vuoi mescolare o ti fidi? No, non mi fido. Brava, Mara. E nel mondo della discografia è normale. Mescola pure quanto vuoi, tanto noi usiamo queste per fare il gioco. Quindi usiamo queste per fare il gioco. Mara, hai capito che ti ha detto? Sto scherzando,
Che sto mago. Scherzando. Mara, quello che ti chiedo di fare è una frase mai detta da un mago. Prendi una carta, quella che vuoi, possibilmente senza farti influenzare. Perché? No, mi fa influenzare. Perché devo prendere la lima? Ma è il mago, eh? Io cerco in qualche modo. Ne ho prese due. Due? Scegliere una, quella che vuoi. Ok. Dammi pure la carta in mano. Pure la carta in mano. Vedi questa? Questa non va bene. Fa simpaticone. No, veramente, Mara. Scegli pure la carta che vuoi, vai. Non farla vedere a me. Ti piace o vuoi cambiarla, Mara? No, la, mi piace. Ti piace? Allora, quello che ti chiedo di fare è di mettere una bella firma grande sulla faccia della carta, su questa penna che io ho preso alla banca. E... fatto, metti anche Liban, perché in no, qualche modo serve. Non ce l'ho, non me lo ricordo a memoria. Non lo ricorda mai nessuno, non so perché. Mara, fai vedere pure la carta a tutti quanti, io non guardo. A chi la guarda? A noi, Mara. Tutti. C'è un pubblico degli altri colleghi. È vero. Ok. Fatto, fai vedere a tutti il dorso della carta adesso. Fai vedere a tutti il dorso. E già così lui vede la carta, ma ragazzi, lui cioè, ma hai preso per scema. Hai detto prendiamo la più vecchia che è rincoglionita. Che mestiere faticoso fare il mago, veramente. Mara, rimetti pure la carta in un punto qualsiasi del mazzo dove vuoi. Ah, ma senti, va bene la certa età, ma insomma. Mi aiuta. Ma se io la metto lì, la vedi dove la metto? Ho preparato qualcosa di speciale. Mara, visto che manca qualcuno al tavolo che lo direbbe, lo dico io, Mara, hai rotto un po' il c***o. Grazie! Mara, è questa la carta? Oh, sì. Vede bene anche da lontano? Si vede? Dove? Mara, di solito a questo punto del gioco il pubblico normale dice mago, tu sei molto bravo, ma perché non fai mescolare le carte dopo che la carta è stata scelta? E io spesso rispondo perché non ti fai i fatti tuoi, campi cent'anni per me. No, però solo per questa volta, solo per te, Mara. Un applauso. Mescola bene le carte, mi raccomando. Secondo me l'ha segnata. Tu hai firmato la carta. No, ma lui l'ha segnata quando l'ha schiacciata. Mara, un suggerimento, fai finta di partecipare, capito? Ah, sì. Anticipo, te sì. Non va giù, te. Te. Diciamo che normalmente... ogni mago è capace di ritrovare la carta scelta usando l'abilità delle proprie mani, Mara. Invece... oggi, solo per voi, solo per te, userò un diverso tipo di abilità. Cioè? L'abilità di lingua. Che scemo. Cioè? Cioè, quello che succederà è molto semplice. Prenderò le carte, metterò le carte in bocca e con la lingua sarò in grado di ritrovare la tua carta. Bello! No, meno male, grande pensavo che non facessi fare a me. Beh, bello, dai. Mara, sei pronta? Sì. Mara, era questa la tua casa? Questa? Questa? La casa di Mara, un soppo e mezzo. No, no, guardo con attenzione. Sei spiritoso però, collega. No, non mi dire... Non è. Mara, sei contenta del suo fallimento in televisione di fronte a tutta l'Italia? Guarda com'è felice! Ringrazio. Ho ringraziato il pubblico perché... oh, sei una bella pipa però, Mara. Ma come, Mara, hai fatto di tutto per ostacolarlo? Com'è che facciamo? Non c'è neanche fuori così, non c'è. Mara, aspetta. Mara, ho trovato la carta. No, fa schifo. Prendi la tua che potrei scambiarla, sai come? Sto scherzando. Una carta. Mara, che carta avevi scelto? La donna di fiori. Vuoi cambiare? No. Ta-da! Complimenti, Mara. Se vuoi, puoi tenerla per ricordo. È un bel pirlone. Sì. Mara, bravissimo. Ma anche attore, cioè, bravo, comico. Ciao, grazie. Mara, sei stata un'ottima spalla. Per fare questo ho bisogno dell'aiuto di Ludovica, posso? Grazie. Puoi, Ludovica, controllare questa benda, appoggiarla sui tuoi occhi e dirmi se è trasparente oppure se si vede attraverso. Si vede?
non si vede nulla. Nulla. No. Intanto facciamo accomodare Chiara e ti chiedo cortesemente se vuoi controllare che Chiara non abbia tra i capelli oppure nelle orecchie o tra i vestiti qualcosa di particolare con cui comunicare con me segretamente. So, faccio come in aeroporto? No. No, non mi sembra non abbia nulla, ecco. Nulla. Allora, io ipnotizzerò Chiara e Chiara bendata vedrà attraverso i miei occhi. Wow. Bendarla? Grazie. Da questo momento Chiara vede attraverso i miei occhi. Quindi io vi chiedo cortesemente di tirare su ognuno di voi magari un oggetto. È possibile? Ascolta Chiara, precisamente mi sai dire che cosa sta tirando su Frank? Tazza. Una tazza. Adesso indovina Chiara, Mara che oggetto ha nelle mani? Occhiali. Degli occhiali. Mi avvicino e attenzione, indovina Chiara. Federica, che cosa sta tenendo? Telefono. Sì, un telefono. Mi avvicino perché è un oggetto piccolino. Senti Chiara, precisamente mi sai dire Gio che cosa sta tenendo tra le mani? Plettro. Sì, potete tirare fuori dalle tasche tutti gli oggetti che avete, se possibile. Cosa sto toccando? Portafogli. Un portafogli. Dunque, pensaci bene, che cosa mi ha dato Mara? Bracciale. Sì, un bracciale. Posso? Ecco, che cosa mi ha dato Frank? Banconota. Ecco, di quant'è la banconota? 5 euro. Io ho controllato, i microfoni non ne aveva, giuro. Avete altri oggetti? Ecco, per favore, adesso di quant'è la banconota? 50 euro. 50 euro. Ecco, attenzione Chiara. Per favore, ecco, mi sai dire i primi 4 numeri? 5305. Ascolta, ascolta per favore, dimmi anche gli altri 4. 7170. Esattamente, attenzione, mi sai dire anche gli ultimi 2? 63. 63, sono tutti giusti, eh? Scusa, posso interrompere? Sì. Se lei si gira. Sì. Si può fare? Sì, possiamo farla, faccio girare io? Sì, vado io a farla girare. L'aiuto io? Ah, grazie mille. Cioè, sì. Giro la sedia proprio? Se riesci. Aspetta. Perfetto. Indovina che cosa sto toccando? Orologio. Volete spostarmi le lancette dell'orologio in modo che Chiara non può sapere che ora è in questo momento? Oppure sì, un altro orologio? Posso, nel frattempo che Joe sposta le lancette dell'orologio. Adesso, ecco, che cosa sto toccando, Chiara? Ferma capelli. Ma come? Ecco, mi dici quante ce ne sono? 5. Sono 5, incredibile. Ma incredibile, ragazzi, come fa? Ascolta, Chiara. Esattamente, mi dici l'ora esatta che è stata messa sull'orologio?
7:06. Ma come sette? Ma com'è possibile? Giusto? Allora, vado a svegliare Chiara. Al mio tre, Chiara si sveglierà. Uno, due, tre. With your big eyes, and your big eyes, with your big eyes. Bene, allora per fare questo viaggio ho bisogno di un pennarello e di un mazzo di carte. Non solo, anche dei vostri telefoni a faccia in giù. Dovranno rimanere così per tutto il tempo. Per farvi capire il concetto di viaggio nel tempo, dovete dare un'occhiata a questo pennarello qua. Perché basta un istante per farlo sparire, ma se torno indietro nel tempo, lo faccio riapparire. Bello. Frank, vorrei iniziare da te. Sì. Vorrei che mi puoi aprire la fotocamera del tuo telefono. Sì. Mi mostro questo porta documenti vuoto, ok? Devo scattarti una foto. Quindi, a me? Sì, okay. Sì, sì. Me lo tieni così questo portafoglio? Sì, come se fossi dell'FBI. Ok? Ok, guardami. Che faccio da fiero. Perfetto. Qui blocco il telefono. La foto deve rimanere lì, non ci serve per il momento. Ok. Quindi il portafoglio vuoto lo teniamo in tasca. Federica, posso sì. continuare con te? Sì. Allora, come ho già detto prima, parto con un mazzo di carte che sicuramente tutti voi per forza conoscete, mazzo da poker. Sì. Per rendere, diciamo, questo viaggio interessante, quando vuoi, mi indichi una carta, quella che vuoi tu, quella che vuoi. Questa. Ok, falla vedere a tutti tranne che a me. Tranne che a me. Ci siamo? Quando vuoi la reinserisci nel mazzo. Bene. Adesso abbiamo la carta di Federica all'interno. Ovviamente non ditemi mai la vostra carta. Schio con le dita, quindi gesto magico. Dimmi solo sì o no, asso di picche? No. No? No. Prendi il pennarello? No. Fai una firma bella grande. Bene. È indilebile. Allora, di solito io quando sbaglio giochi di magia faccio questa cosa qui. Prendo l'asso e lo strappo in quattro parti, in questo modo, firmato. Puoi mettere un dito sopra e rimane così. Adesso ditemi la carta di Federica. Ditemela. Sette di cuori. Sette di cuori. Effettivamente è messa all'interno. Dove volevi tu? Quindi, per risolvere la situazione dovrei tornare indietro nel tempo e scambiare le due carte, d'accordo? Stai attenta, perché succederà esattamente... adesso. Wow! Ti prendo l'asso di picche firmato, strappato, che era sotto la tua mano. Puoi guardare, per favore? Puoi far vedere a tutti cosa avevi sotto? Sette di cuori, si sono scambiati. Posso utilizzare la tua mano? Sì, certo. Allora, mi fai il favore di stringere i quattro pezzi, stringi più forte che puoi, stringi più forte e rimani così tutto il tempo. Fino a quando te lo dico io. Sì. Grazie. Fino a quando te lo dico io. Joe, posso chiederti un favore? Certo. Mi dici un numero dal 5 al 9, quello che vuoi. 7. Ok. State a guardare. Adesso sono le 16:06. Tu hai pensato al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minuti indietro nel tempo. Siamo tornati letteralmente indietro. Adesso sono le 15:59, ma non solo il mio di telefono, anche il vostro, controllate. No, ya. Yeah. Controlla, controlla. Ma go, mo, wow. 15:59. Ma non solo il vostro, tutti noi in questa sala siamo tornati indietro, se date un'occhiata al telefono. Sono le 16. Federica,
Perché è scattato. La tua carta era strappata, l'ho dato in mano a Mara. Quindi se siamo tornati indietro, la carta adesso si è ricostruita. Controlla. È vero. Si è ricostruita, 7 di cuore. Wow! Bravo! Grazie. Vorrei concludere con Frank. Sì. In realtà io tutto questo l'ho già vissuto come un déjà vu. Il momento che abbiamo catturato prima, in realtà adesso si è trasformato in un ricordo di un evento passato. Il portafoglio era vuoto. Vai a guardare l'ultima foto che ti ho scattato, per fai uno zoom anche, per favore. Ma veramente? L'ultima foto. Fai uno zoom e fai vedere a tutti. 7 di cuori, che ovviamente prima non c'era. Fila come ricordo. Oggi vi porto a teatro. Però non a vedere uno spettacolo qualunque. Uno spettacolo maledetto. Oh. Il cui nome non può essere pronunciato. È... E questo spettacolo... Tutti sanno che non può essere pronunciato, ma pochissimi sanno perché. E oggi sono qua per raccontarvelo. Però dobbiamo andare indietro nel tempo. Dobbiamo tornare alla prima rappresentazione del 1606. E dobbiamo entrare nel camerino di uno dei personaggi più iconici dell'intera vicenda, Lady... E ho bisogno dell'aiuto di uno di voi. Joe, puoi venire? Ok, sure. Grazie. Tu impersonerai Duncan Regis, l'attore che interpreta Lady. E non deve far stupire, perché nel teatro elisabettiano i ruoli femminili erano comunque ricoperti da uomini. Siamo a pochi minuti dall'inizio. Duncan si sta preparando. All'improvviso ha paura perché sta per interpretare uno dei ruoli più difficili, uno dei più terribili, spaventosi della storia teatrale. E per fugare questa paura ricorre a un incantesimo, una sorta di superstizione. Apre un libro e legge la prima parola che trova. Magari quella parola può significare qualcosa di positivo o di negativo. Ed è esattamente quello che facciamo adesso. Ovviamente il libro che aveva a disposizione era il copione di quel dramma. Per cui, usando il segno maledetto, io faccio scorrere in questo modo sul libro il segno e tu, quando vuoi, mi dici di fermarmi. Ferma. Qui? Mm-hmm. Ora, dovrai leggere il numero della pagina e la parola che sta immediatamente sotto il numero. Sono tutti in alto a destra. Una parola e un numero che devono rimanere segreti. Ok. Ok? Ok. Ora, le premesse ci sono tutte, perché io indovini la parola che lui ha pensato. Ma non è la mia storia, è la storia di Duncan. E quindi il numero della pagina lo ricordi? Sì. 189. 189! Vai a pagina 189. È una storia particolare questa, perché finisce molto male. L'attore che interpreta Duncan Regis muore poco prima dell'entrata in scena. E vuole la leggenda che William Shakespeare stesso sostituisse quell'attore per fare Lady. La pagina? Non c'è. Manca... qualcosa. Manca la pagina. Manca qualcosa, questa tragedia. Perché Duncan Regis è morto, ma realizzando il suo sogno. Il suo sogno nel cassetto, che lo rendeva felice.
Era quello che gli serviva per completare quel puzzle. Il sogno nel cassetto è la completezza. Nel cassetto c'è la completezza. Pagina che avevi visto? Ah, sì. Ed è la pagina che mancava. E la parola è? Gioia. Gioia, bravo. Bravo. Grazie, grazie mille, grazie. Grazie di aver raccontato questa storia con me. Posso avvicinarmi? Sì, certo, vai. Francesco. Ok. Vai, Francesco! Frank, tu sei il mio giudice preferito, sì. Però voglio giocare con Federica. No, va bene, va bene. Ti autorizzo. Prima di iniziare prendo un mazzo di carte e lo poggio qui, ok? Adesso, Federica, ti faccio un gioco che accadrà all'interno della tua immaginazione. Quindi, immagina di andare da un giornalaio o da un tabaccaio e di prendere un mazzo di carte. Quindi io te lo prendo perché è nuovo, tieni, fai proprio i gesti, scartalo perché è nuovo, apri la scatolina, prendi le carte. Non l'ha pagato però, prendi... prendi tutte quante le carte, mi raccomando, è rimasta qualcosa nella scatolina? No. Mischia le carte. Perfetto, falle mischiare anche a Gio. Mischiatele tutti, anche Mara. Perfetto. Quando hai fatto le passi a Frank? Frank, io so mischiare bene. Mischiali in un modo formidabile. Perfetto. Bella Federica. Federica, adesso apri le carte a ventaglio davanti a te. Sì. Un ventaglio bello, aprile bene. Apri bene. Aprile meglio. Ok. Prendi una carta, falla vedere a tutti. Ah, però. Girala al contrario rispetto alle altre e okay. Mettila nel mazzo. Ok. Quando hai fatto, chiudi. Chiudo. E per rifare ancora caos, rimischiamo le carte. Falle mischiare ancora di nuovo a tutti. Stai facendo un cocktail. Gio mischia. Che beh, questa è la mia parte preferita, te lo dico. Perfetto. Vai, Frank. Perfetto, quando hai fatto del mazzo... Un secondo, perché sennò imbrogli. Spacca pure tu una volta. A posto. Okay. Adesso dai il mazzo a Federica. Tieni. E ricapitoliamo ciò che è successo. Nella tua immaginazione hai preso un mazzo di carte. Sì. L'hai mischiato. E come dimenticarsi che l'ha mischiato Frank in un modo formidabile. Grazie. Poi hai scelto una carta, l'hai girata al contrario rispetto alle altre e tutti quanti l'avete rimischiato. Confermi? Sì. Yes. Confermate? Sì. Confermiamo. Confermiamo. Adesso voglio portare un po' di attenzione su quel mazzo che sta qui dall'inizio della performance. Sì. Al mio tre, Federica, di la carta. Uno, due, tre. Due di cuori. Due di cuori. E se io prendo il mazzo di carte e lo vado ad aprire, ci sono tutte quante carte di faccia, tranne una. No. E la carta è esattamente il 2 wow. Rosso di cuori.